Professore Galasso, innanzitutto buongiorno, lei è professore in? Inglese. Quindi le parlo in inglese, le faccio una domanda in inglese. What's your name? No, scherzo. No, professore, le volevo chiedere, mi racconta un avvenimento, un aneddoto particolare che è passato alla storia dell'Istituto De Felice? Beh, negli anni di insegnamento mio ne ho sentite tante che sarebbe lungo e prenderebbe molto tempo a raccontare qui. La più bella. Quella che mi sovviene in questo momento è un episodio durante un esame di maturità di alcuni anni fa. Addirittura, esame di maturità. Esame di maturità. Un candidato sosteneva il colloquio di merceologia e fra le altre domande che il commissario gli poneva, gli chiese: dove si trova il pistacchio? Secondo te dove si trova il pistacchio? Intendendo il luogo, l'ambiente. Il ragazzo, per tutta risposta, candidatamente dice: dove lo trovi il pistacchio? Sulla mortadella. No, le volevo invece chiedere un'altra cosa. Cioè, qua mi parlano di un certo professore Nicassero, dicono sia il più terribile dell'istituto. Ma che fa? Li frusta, me li mette in ginocchio sui ceci, che mi fa? Non è affatto vero, io conosco il professore Nicastro da decenni e posso dire che più buono dell'istituto, il contrario. È un professore simpaticissimo, dall'aspetto burbero ma dalla natura molto tenera, e nutre molto affetto nei confronti dei ragazzi, anche se apparentemente i ragazzi certe volte fraintendono questo suo atteggiamento di duro. È un professore che ha questo aspetto così duro, atteggiamenti a volte fraintesi, ma è un buon professore. È una simpaticissima persona, oltre che un mio caro amico. Esquisitissimo. Senz'altro. Grazie, professore. Abbiamo beccato al volo un altro rappresentante, tu sei? Io sono Luca Reina e rappresento l'Istituto De Felice, succursale numero uno soprattutto. Ah, succursale. Sì. Ma com'è la vita alla succursale? Più o meno felice della sede principale qui a Piazza Roma? Non direi neanche che qui la vita, non è neanche qui felice la vita, però è molto più disagiata della sede centrale. Velocemente, quelli che sono i problemi più importanti, i problemi cardine di questa succursale? Naturalmente la struttura della scuola, che proprio entrare là dentro è degradante, poi i servizi, gli stivali, non l'ho capito perché è degradante. Alcune volte sì, perché piove dentro le classi, le finestre vi portate l'ombrello a un certo punto? No, camminiamo con le zeppe, non c'è problema. Ok, quindi problemi seri. Problemi molto seri, che anche per i professori che non possono svolgere il loro lavoro degnamente. Ma qualcuno lassù si è mosso? Ma noi incitiamo, ma per ora non si muove nessuno, abbiamo solo l'appoggio della preside che ci aiuta giorno per giorno, ma più di questo non abbiamo. Quindi possiamo semplicemente sperare. Ma questo punta non troppo. Bestia. Guardami e apri la finestra con le
portare dalle emozioni, è un incontro di mani, questo amore. Eccoci, forse un po' in ritardo, ma c'era un po' di confusione, almeno credo. Ma dove siamo? Ci troviamo a Piazza Università, adesso andremo a seguire quella che è la prima seduta di laurea in scienze dell'alimentazione. Per l'occasione ci siamo intonati all'avvenimento importante. Notate? Alfio, tu mi sembri un attimo fuori tempo. Come? Sì, forse, se lo dici tu, senz'altro. La prima laureata va con 110 e lode. La seconda laureata prende 110 e lode. Abbiamo acchiappato al volo un neo laureato dopo la sentenza finale. Che voto ti sei beccato? Quanti 110 lode ci sono stati? Praticamente tutti. Cioè? Sono stati 7 su 7. E neolaureati quanti? I? Neolaureati quanti? 7. Quindi 7 neolaureati, 7 110 lode. Ma com'è questa beneficenza nei vostri confronti? Sicuramente meritata. Ma questo non lo so. Posso parlare da parte mia. Io credo di aver meritato. Non è che un tantino siete stati agevolati al fatto che eravate i primi, dunque i primi 7, aiutiamoli in questo senso. Da escludere perché tutti hanno lavorato tantissimo e hanno dato il massimo. Eccolo, un altro neolaureato, questa volta l'abbiamo preso dopo la votazione. Che voto? 110 su 110. Oh, ma tutti 110 su 110 lode, ma... Per essere i primi vuol dire che eravamo i migliori, no? Quindi... Ma non mi puzza un po', sarà tutti 110. Una tangentina sempre. Ah, allora è vero che circolano queste tangenti per l'università. Sì, sì, no, ma qua è risaputo, sì. Tu me lo puoi testimoniare che hai dato una tangente al professore per farti alzare il voto? No, non ci guarda nessuno. Partivo da 107 circa e poi quindi avanti. Tu e poi con la tangentina ovviamente sei arrivato a 110. La tesi era sperimentale pure, dai. Und ich soll mir keine Sorgen machen. È scandaloso. Non fanno altro che vedere triade. È sempre la solita storia. Non so più cosa fare. Momento di riflessione. Lo so a cosa state pensando a casa, cari universitari. Quando toccherà a me? Purtroppo non so rispondervi. Posso solo dirvi che, guardando questi neolaureati, potrete trarre quella che è la linfa vitale che vi potrà un giorno forse consentire di anche voi essere laureati. Certo, quando non lo so, però forse un giorno
un professore innanzi a voi si alzerà e porgerà sulla vostra fronte un bacio, il bacio accademico. Professore Foti, il suo, a mio avviso, è stato il discorso più diretto, più emozionante, rivolto ai neolaureati. Cosa si sente di augurare veramente per il futuro di questi ragazzi a titolo sia emotivo sia a livello di lavoro, per il futuro proprio? Beh, se lei mi chiede a titolo emotivo, io dico che da padre sono partecipe della loro sorte, quindi l'augurio è stato profondamente sentito. In quanto professore ritengo che sia veramente auspicabile che questo nuovo corso di laurea sia accolto favorevolmente dalle forze sociali ed economiche del nostro ambiente prima, dalla società nazionale poi, perché indubbiamente di questa professionalità si ha profondamente bisogno. Dobbiamo ricordare che i discorsi che sono stati qui fatti fanno riferimento a questo nuovo sistema, che è il sistema agroalimentare, che tende a integrare la produzione primaria con il momento della valorizzazione. Valorizzazione significa pigliare il prodotto, fargli varcare il cancello, no, che ancora oggi separa questa fase della produzione da quella della valorizzazione, e portarla sul mercato a cospetto del produttore. Per questo la produzione non può più essere un fatto improvvisato, ma il risultato di un progetto che passi attraverso la individuazione del prodotto che deve colpire il consumatore, e quindi una progettualità che parte dal momento dell'impostazione del lavoro al momento successivo in cui il prodotto va sul mercato, al consumo fresco, all'industria agroalimentare, all'industria, all'attività agroindustriale. Solo questo può salvare le sorti delle nostre produzioni e del reddito dei nostri produttori. Preside, 12 e lode per la sua infinita saggezza. Quadri inaugurazione, 9 per l'importanza storica. Professore, 8 per l'umorismo inglese. Turi Beretto, 2 per il cappellino. Gesso, voto 6 e mezzo per le decorazioni. Basso rilievo, voto 5 per la faccia di bronzo. Atti vandalici, voto 2. Corte Suprema, voto 9 per la loro larga mano. Docente, voto 4 e mezzo. Più che un professore, un padre di famiglia. Anche per oggi l'angolo della posta con Triade. Devo dire che in redazione stanno arrivando veramente tantissime lettere, come potete vedere, carine, simpatiche, colorate. Stanno arrivando anche veramente tanti pupazzetti, gadget, insomma, veramente delle cose carine. E a tal proposito voglio ringraziare la nostra amica Grazia, ci scrive questa lettera, come di consueto ci fa veramente tanti complimenti per la trasmissione, per la nostra professionalità e, perché no, per la nostra bellezza, e tutto sommato non guasta, dicendoci appunto che all'interno della sua scuola, non facciamo il nome perché per motivi insomma nostri redazione, ci sono veramente tanti problemi, per cui noi al più presto lanciamo questo messaggio, adesso al più presto andremo in questa scuola e cercheremo di risolvere i problemi mettendo a nudo quelle che sono le carenze di questo istituto, di questa nostra cara amica Grazia. E con queste mie ultime parole la saluto e la ringrazio, e invito voi chiaramente a scriverci come sempre. Grazie Angelo. Io devo salutare per forza, lo devo fare, devo. Veronica e Cinzia hanno lavorato 3 giorni ininterrottamente per realizzare questo, un capolavoro, non so che dire, sono commosso, indirizzata soprattutto a me, lo devo dire, lo dico, l'ho detto. Guardate qua, momento, la pagina più bella però è questa. E io, certo, condivido. Ora vi saluto, Veronica Cinzia, au ciao, e passo la linea a Orazio. Grazie Alfio, la mia lettera è un attimino più seriosa, ci giunge da un piccolissimo paese, Franchetto, una frazione di Castel di Utica, a questi bambini, perché sono dei bambini, è stato tolto il diritto all'istruzione, in pratica è stata chiusa la scuola elementare, e la cosa che ci riempie di gioia è che fortunatamente questa scuola è stata riaperta. Io domenica sono stata all'inaugurazione e per l'occasione, oltre ad essere infinitamente contento perché l'assessore si è personalmente impegnato per la
la riapertura di questa scuola. Vorrei salutare tre nostre ascoltatrici affezionatissime, sono Anna, Rossella e Valentina. Ciao ragazze, e come al solito l'invito è ormai classico: scrivete a Triade di via Teseo 11 95 126 Catania. Ciao ragazze. Diretta sulla scuola e la loro telecamera non viaggia mai da sola. In compagnia, come per magia, assieme al microfono viaggiano in sintonia. Lo scopo della missione appare evidente: conoscere a più a fondo il mondo dello studente. In mente, l'obiettivo è renderti palese con quale realtà oggi siamo alle prese. Triade, qualcuno ancora si chiede ma cos'è? Se non ti è bene chiaro allora amica ascolta me. È un programma che va in onda su Teleionica. Capisci il mio concetto? Elaborato in forma metrica, unica, mitica, non statica ma dinamica. Fondi i suoi concetti su un'espressione etica. Ma se ancora non ti è ben chiaro amica, allora taci e prendi nota sul diario. Triade, triade, ma cos'è? È triade, triade. 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 Yeah, è bella lì? Alfio, Angelo ed Orazio. Con loro triade nasce, prende vita e forma nello spazio. E adesso la mia rima, guarda come vola. Prende bene col suono per la vita a questa parola. Triade, triade, ma cos'è? È triade, triade. 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 Oh yeah.